Vigilia di campionato italiano, vigilia con Domenico Pozzovivo. Domenico, sei uscito dallo Svizzera alla grande, direi, oltre le attese, come stai? Sì, allo Svizzera sulle salite lunghe ho dimostrato di avere un'ottima gamba, era un po' quella del giro, diciamo, l'onda lunga del giro, anche se ho comunque convissuto con i postumi per la caduta, perché no, ho tuttora male ancora le metovasci sinistre, le costole. Il gomito non ha ancora la flessibilità che aveva prima, però ho recuperato molto bene. Ti aspettavi comunque di essere lì davanti anche sul San Gottardo? Ti abbiamo visto coi protagonisti, o è stata una sorpresa anche per Ma è stato soprattutto il pavé del San Gottardo, lo temevo molto perché la mia presa sul manubrio era, diciamo, sbilanciata al Precaria. 70% sulla destra, adesso sulla sinistra, quindi era un grosso punto interrogativo. Però io ho fatto una scommessa di poter tornare allo Svizzera non per, diciamo, per fare dei chilometri, macinare dei chilometri a vuoto, ma cercare di essere protagonista nelle tappe di montagna. Dopo, a parte un buco che ho preso in discesa alla seconda tappa, ero più o meno piazzato bene in classifica, quindi il risultato è venuto poi da sé. Ti abbiamo visto soffrire chiaramente al giro che hai dovuto quindi lasciare anzitempo. Come hai passato poi le giornate dal giro allo Svizzera e poi insomma ad oggi? Ma i primi giorni sono stati, diciamo, più che altro di visite e consulti vari, e mi è stato detto addirittura un mese Di di stop. prognosi, sì, perché il gomito era veramente molto Ti faceva edematoso, male, gonfio, era anche difficile fare una diagnosi precisa. E da lì però io ho fatto un giorno di stop pieno, dopo ho ricominciato a fare l'ulie su un braccio e dopo 8 giorni sono riuscito a tornare addirittura su strada, facendo comunque tanta fisioterapia e linfodrenaggio, il gomito si era già rigonfiato. E nel secondo consulto, dopo 10 giorni dal primo, l'ortopedico è stato d'accordo con me di sullo anticipare di scommettere sul poter rientro allo Svizzera, perché comunque avrei dovuto sostenere degli allenamenti con molto dolore ancora, però l'idea è che dopo 2 settimane sarei potuto partire con un dolore sopportabile, così Adesso il spero. dolore com'è? Cioè, quindi anche allo Svizzera hai patito chiaramente nei momenti più insidiosi, più Ma difficili, ma è sopportabile, diciamo, la preoccupazione i primi tempi era molto spostata sul gomito, quindi le costole mi danno fastidio, però relativamente. E il gomito in effetti ha seguito quella che era la mia idea, non quella dei medici perché sarebbe stata molto più lunga, però le costole mi stanno un po' sorprendendo per la loro tenacia nel darmi fastidio. Evidentemente, diciamo, la spiegazione tecnica è che ho un po' riaperto delle situazioni che erano state molto danneggiate nell'incidente 2 anni fa. Domani campionato italiano, quindi ti aspettiamo in prima linea. Che corsa sarà secondo te? Ma è un percorso sicuramente molto diverso dai tapponi dello Svizzera, perché qui si tratta di strappi di meno di 5 minuti di sforzo, quindi è un po' quello che mi preoccupa dal punto di vista della possibilità di essere molto, avere la bici molto sotto mano, però indubbiamente la mia condizione è buona, ho fatto qualche giorno allo Stelvio fino a ieri proprio per Quanti giorni hai cercare di. fatto di allenamento? Sei Ma ho fatto più giusto 6 giorni, o meno? quello che c'era tra lo Svizzera è. Sì, l'incognita è un po' del caldo. Penso più per me, per chi era a Livigno, che chi è Chiaro, può rimasto giù, soffrire lo perché sbalzo. c'è molta umidità, però di solito mi trovo bene con il caldo e spero di essere tra i Un protagonisti. favorito secondo te, un nome? Sono Nicole Sani Mimbelli, che potrebbe poi addirittura anche, speriamo, vincere la prima tappa del tour e indossare la prima maglia gialla del tour che sta per cominciare, potrebbe cominciare la prossima settimana. Domenico, ultima domanda, dopo l'italiano come staccherai un po', rientrerai poi quando, se ci puoi dire un po' Sì. il programma? Staccherò, cercherò di ritornare in bici quando non avrò nessun dolore e Grazie. quindi anche la testa sarà, diciamo, recuperata da quel punto di vista, e poi avrò comunque un mese pieno di allenamenti tra lo Stelvio e un po' a casa, e rientrerò poi a Burgos per, diciamo, come trampolino di lancio per la Vuelta. Della parte finale, quindi Burgos, con l'obiettivo di essere quindi al via della Vuelta di Sì, Spagna. e poi tutte le classiche italiane, quelle più dure che mi si addicono. Non si molla mai, insomma, in poche parole. Perfetto, grazie Domenico e in bocca al lupo per domani. Grazie, crepi il lupo. Grazie Domenico. Figurati.